Ma tu fai? Sputa il tè, eh? Ah, per forza, per fare la schiuma bisogna inumidire il tè, eh? Guardate, che questo è un trattamento riguardo che fa ma lei, perché lei è un cliente nuovo, eh? E se veniva tutti i giorni? Gli sputava direttamente la faccia. Nuovo anno, nuova commedia per il GAF che torna in scena la prossima settimana. Quale sarà il palcoscenico e qual è il titolo del nuovo spettacolo? Allora, andremo in scena lunedì prossimo, 11 di marzo, al Politeama, che è il palcoscenico deputato per le commedie dialettali a Fano. E il titolo è Chi s'accontenta God. Ci può anticipare qualcosa della trama? Allora, innanzitutto tengo a precisare che noi proponiamo il nostro modus operandi, cioè noi presentiamo delle commedie simpatiche, brillanti, divertenti, diciamo, o meno, adesso ci siamo riusciti, e dove prima ci dobbiamo divertire noi, che investiamo in questa attività diversi mesi estivi, poi vogliamo trasmettere diciamo, al pubblico quella che è diciamo, il divertimento e il feeling che si è creato diciamo, durante quelle prove invernali. E quest'anno cerchiamo di farlo narrando di quella che è la situazione del nostro protagonista Anselmo, che si troverà a dover gestire delle situazioni molto difficili che sono diciamo, provocate dai figli. Io qua dico i figli, anche se Anselmo effettivamente ha un figlio, poi chi verrà a vedere la commedia capirà il come e il perché. Però sono situazioni molto difficili che potrebbero addirittura in qualche modo compromettere la situazione familiare e il futuro stesso. Quindi cerca di in qualche modo farsi aiutare dal suo avvocato o dal suo maggiordomo, perché Anselmo non è una persona ricca ma è una persona benestante, quindi è un maggiordomo, però spesso la soluzione dei problemi non è che sono tali e qui la situazione addirittura si aggrava. Per arrivare poi diciamo, alla soluzione finale, che è qui la novità importante di questa commedia, verrà in qualche modo determinata dall'intelligenza artificiale, perché quest'anno abbiamo fatto largo uso dell'intelligenza artificiale e chi verrà a vedere la commedia si renderà conto. Al passo coi tempi dunque, ma da quante persone è composta la compagnia e da quanto tempo andate in scena? Allora, la compagnia, diciamo tutta la nostra organizzazione è composta da 18 persone, ma quest'anno a recitare siamo 13 attori e la cosa importante è che sono 39 anni di attività. Il prossimo anno festeggeremo 40 anni e speriamo insomma di poterci arrivare con un bel successo. Sarebbe davvero un bel traguardo. Intanto per la commedia della prossima settimana, dove e quando è possibile acquistare i biglietti? Allora, i biglietti si possono acquistare direttamente al Politeama, al Botteghino. Se avete qualche problema, qualche richiesta di informazione, potete chiamarci al numero di cellulare del GAF che vedete in questo momento in sovraimpressione, però principalmente diciamo al Botteghino del Politeama. Quindi chi si vuole divertire e vuole passare due ore di divertimento deve venire l'11, il 12 e il 13 marzo al Politeama, perché il GAF presenta Chi s'accontenta God. Siriam! Smorcia un po' sta musica, che adesso la vaga feina bella suoneta. Che te lo pongo, che te lo pongo, che te lo pongo, te lo pongo. La...